Eccoci in questo nuovo video, io sono Luca e in questo video voglio parlarti della differenza tra un sito e un funnel, quindi un sistema di marketing. La differenza sostanziale tra un sito e un funnel, e quindi un sistema di marketing, è che il funnel è un vero e proprio sistema, mentre il sito è una presenza. Il sito web classico o il sito vetrina è generalmente passivo, ovviamente salvo che non abbia al suo interno dei funnel già ben strutturati. E tendenzialmente un sito ha questi compiti: fornire una presenza online, fornire informazioni. Tuttora resta valido il concetto che devi essere presente online, ma questo non è più sufficiente per acquisire clienti o ancor più per generare vendite. Generalmente i classici siti che hanno a disposizione il 95% delle aziende italiane ha generalmente questi aspetti. Viene letta una minima parte di ciò che vi è scritto, dato che la persona non hanno né tempo né voglia di leggere tutto quello che c'è scritto sul sito, non crea interazioni con gli utenti, dato che molto spesso non c'è un elemento di acquisizione del contatto, come magari può essere un semplice form dove una persona può lasciare il suo nome, cognome, un numero di telefono, una mail, che poi viene inviato al titolare del sito web. E soprattutto non vi è alla base una strategia e un sistema orientato alla conversione. Questi tre aspetti portano a tre problemi principali. Difficilmente si vende a freddo, oggi ancora di più. Se ti chiami Amazon, ok, ma se non sei Amazon, difficilmente una persona che arriva per la prima volta sul tuo sito web decide di acquistare un tuo prodotto, un tuo servizio. E di fatto il 98% degli utenti decide di non acquistare mai in prima battuta. Da un'analisi di mercato infatti risulta che il 97% dei visitatori di un sito web visita il sito web senza acquistare. Il 67% dei visitatori acquisterà in un secondo momento, quando magari ritorneranno sul tuo sito web. Il 55% spenderà meno di 15 secondi sul tuo sito web e la stragrande maggioranza non tornerà. Il secondo problema del sito web è no connessione, no cliente. Se non entri in contatto, se non crei relazione con il tuo potenziale cliente attraverso una mail o attraverso i social, il rischio di perderlo per sempre è molto alto. Inoltre perderai la grande opportunità di farti trovare nel momento giusto, fargli capire che sei la soluzione che cercava. Il funnel, in questo senso, a differenza del sito, è progettato per creare un sistema composto da vari elementi con l'obiettivo proprio di creare relazione con l'utente, educare l'utente e fargli vivere un'esperienza di valore valida a tal punto da portarlo alla conversione. Terzo problema principale dei siti web: tutti dicono le stesse cose. Immagino ci hai fatto caso anche tu sul fatto che gli stessi siti, o comunque siti che operano negli stessi settori, dicano le stesse cose. Leader di settore, primi della categoria. Ormai sia io ma anche tutte le persone sono stanche di sentire tutte queste cose. E come dicevo prima, se hai una comunicazione classica o vecchia maniera, difficilmente otterrai risultati oggi. A questo punto magari ti starei chiedendo: ma ho fatto il sito per nulla? No. Se hai già fatto un sito, ora sai come utilizzarlo. Lo puoi utilizzare come strumento per portare traffico al tuo funnel, in modo magari da raccogliere i nominativi e l'email delle persone, i tuoi potenziali clienti, ed iniziare a creare relazione con essi. Bene, per questo video è tutto. Se questi argomenti ti piacciono, se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un like e iscriverti al canale e seguirmi sulle mie piattaforme social. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!